Buonasera dalla redazione di Teleprima e benvenuti ad una nuova edizione del Prima TG. Sono riprese le consultazioni del Presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi. La riforma fiscale dovrà prevedere una rimodulazione delle aliquote e degli scaglioni all'insegna della progressività dell'imposizione. Lo ha dichiarato proprio Draghi ai gruppi parlamentari che sta incontrando nelle consultazioni. Draghi avrebbe anche dichiarato che la riforma non dovrà prevedere nuove tasse o imposte e che dovrà riuscire ad aggredire il male endemico dell'evasione fiscale. Il programma di governo illustrato ai gruppi parlamentari del Premier nei pilastri generali verrà dettagliato in Parlamento nell'eventuale giorno della fiducia. Per accelerare il piano vaccinale a breve dovrebbero arrivare dall'Unione Europea novità positive per quanto riguarda i contratti con le ditte produttrici, mentre sul piano interno occorre lavorare sulla logistica per la loro somministrazione più rapida. E quanto avrebbe dichiarato ancora il Premier ai gruppi parlamentari? Draghi inoltre avrebbe indicato negli insegnanti e nel personale scolastico delle categorie prioritarie a cui somministrare i vaccini, mentre andrebbe implementato l'uso dei tamponi rapidi anche tra gli studenti. Ha perso la vita Franco Marini, aveva 87 anni, segretario generale della CISL, presidente del Senato e ministro del Lavoro, segretario del Partito Popolare Italiano ed europarlamentare, ha perso la vita per le complicazioni legate al Covid che aveva contratto negli scorsi mesi. Ci ha lasciato uno dei grandi protagonisti del sindacato e della politica degli ultimi 40 anni, ha dichiarato Dario Franceschini, uno degli artefici della nascita dell'Ulivo e del centrosinistra, quando con coraggio impedì che il PP scivolasse a destra. Io perdo un maestro, un padre e un amico. Arriva in ritardo oggi il consueto bollettino dei casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore registrati dal Ministero della Salute. Sono 10.630 nuovi casi e 422 decessi nelle ultime 24 ore in Italia. Sono invece 139 nuovi ingressi in terapia intensiva e 2.143 il totale dei ricoverati. Gli attualmente positivi sono 419.604 per un totale di tamponi processati nelle ultime 24 ore di 274.263. Il tasso di positività infine scende al 3,9%. Bollettino di aggiornamento Covid anche in Campania delle ultime 24 ore, divulgato invece dall'unità di crisi regionale. I nuovi casi registrati sono 1.274, di cui 161 identificati da test antigenici rapidi, asintomatici 1.061 e sintomatici 52. I tamponi del giorno sono 13.691 per un totale positivi di 234.596. I deceduti invece sono 24, dei quali 13 nelle ultime 48 ore e 11 in precedenza, ma registrati soltanto ieri, per un totale di 3.928. I guariti invece sono 1.625, per un totale di 165.335. Ricordiamo anche il report dei posti letto su base regionale, quelli di terapia intensiva disponibili sono 656, occupati 112, i posti letto di degenza disponibili 3.160, occupati 1.540. In programma la seconda fase della campagna vaccinale in Italia, che porrà l'attenzione su 6 fasce che verranno vaccinate con priorità. La prima sarà quella dei soggetti vulnerabili per particolari patologie, indipendentemente dall'età. Seguono le persone tra 75 e 79 anni, tra 70 e 74, persone con particolare rischio clinico dai 16 ai 69 anni, persone tra 55 e 69 anni senza condizioni che aumentano il rischio clinico e ancora persone tra 18 e 54 anni senza aumentato rischio clinico. Intanto negli over 80 è possibile che anche il vaccino di AstraZeneca possa funzionare, ma sembra che quelli Pfizer e Moderna siano superiori e quindi sarebbe meglio, considerando che loro, così come gli immunodepressi, potrebbero avere una risposta immunitaria meno valida, che facessero un vaccino più potente. Lo sostiene Massimo Galli, il direttore del reparto di malattie infettive dell'ospedale Luigi Sacco di Milano. Generano preoccupazione anche le varianti Covid, è stato infatti realizzato un test rapido che in sole 2 ore permette di identificare le 3 varianti del virus in Italia e che a fine febbraio potrebbe essere a disposizione di tutti i laboratori che fanno l'analisi dei tamponi molecolari.
Consueto punto della situazione tra Covid e caos scuole per la città di Avellino, tramite le parole del sindaco Gianluca Festa. Ascoltiamolo. Non mi è piaciuta come è andata la serata di sabato. Io comprendo che chiaramente spesso ci possa essere anche la voglia di uscire fuori di casa, capisco insomma a volte anche l'esigenza, il piacere di stare con gli amici, di ritrovarsi, però non posso più immaginare di poter tollerare alcune scene a cui ho assistito durante il weekend. Ragazzi, non scherziamo, non scherziamo, stiamo facendo grandi sacrifici. Tutti, tutta la comunità, io lo rivendico sempre, noi ci stiamo comportando bene, è vero che è un anno, io lo comprendo, guardate, io comprendo che da un anno che tutti insieme stiamo soffrendo, io comprendo che da un anno che abbiamo affrontato privazioni, difficoltà, abbiamo per certi versi anche cambiato le nostre vite, abbiamo dovuto cambiare abitudini, frequentazioni, abbiamo dovuto rivedere i nostri hobby. Abbiamo dovuto rivedere molte cose del nostro quotidiano, però visto che siamo a un passo dalla risoluzione del problema e visto che fino ad oggi la città comunque ha risposto bene anche a questa seconda ondata che per certi versi ci ha portato più tristezza, le morti che abbiamo registrato in questa seconda fase non le abbiamo per fortuna dovuto contare nella fase che ci sembrava la più acuta, invece in questa fase noi stiamo registrando sicuramente la perdita di molti nostri, almeno numericamente parlando, negli stessi termini nel periodo da febbraio a maggio. Abbiamo avuto sicuramente in generale anche più casi perché abbiamo avuto molte meno restrizioni, però nel complesso la città sta rispondendo bene. Pian piano abbiamo recuperato qualche nostra abitudine. Al momento, e veniamo anche un po' alla vicenda che sicuramente sta molto a cuore alla maggior parte dei genitori, al momento non abbiamo le condizioni, per fortuna, per chiudere le scuole. Parlo di scuole dell'infanzia, elementari e medie. Dopo il cardinale Crescenzio Sepe ricoverato al Cotugno, anche il nuovo vescovo di Napoli, Monsignor Domenico Battaglia, è risultato positivo al tampone anti-Covid. A dare notizia la curia arcivescovile dopo aver sospeso le celebrazioni e le visite programmate per i prossimi giorni. È in buone condizioni di salute al momento ed è in quarantena. Si apprende e sta continuando a lavorare al secondo piano del palazzo arcivescovile. Anche il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno, si dice molto preoccupato dell'aumento dei contagi nella propria città, soprattutto dopo l'ultimo caso emerso nella platea scolastica dell'infanzia. Ascoltiamolo. Uscita la task force stamattina, purtroppo e con mio immenso dispiacere, ci apprestiamo a chiudere le scuole primarie e quelle elementari. Questo perché in alcune classi si è verificato un vero e proprio cluster di diversi bambini che purtroppo hanno preso il virus. E noi perché chiudiamo le scuole? Proprio per far subito decantare questo virus e finire di fare tutti quegli screening che da parte dell'ASL affinché diciamo la questione venga subito circoscritta. Sindaco, si vedono tante mascherine lasciate per terra, è qualcosa veramente di indegno, diciamo. Si vedono tante mascherine lasciate per terra e si vedono tantissimi ragazzi che nelle ore serali in alcune zone della città vanno a divertirsi ma senza utilizzare le mascherine, e questo è un altro dato di fatto gravissimo che ho notato nell'ultimo fine settimana. E anche questa situazione la stiamo monitorando attentamente e stiamo verificando la possibilità di ulteriori chiusure delle zone della Movida nella nostra città, perché onestamente io mi sono scocciato di vedere queste cose. Nuovo aggiornamento della curva pandemica in terra di lavoro affidato come di consueto all'ASL di Caserta.
Più recente bollettino odierno evidenzia la presenza di 111 nuovi positivi, ai quali si aggiungono 131 guariti. Dopo due giorni consecutivi senza vittime, sono 4 invece deceduti nelle ultime 24 ore. I test processati sono 1.416 per un tasso di incidenza che scende di molto rispetto al 13,3% di ieri, arrivando al 7,8. Salita importante però dei contagi a Caserta, che diventa il primo comune per numero di casi attivi con 223, superando anche Maddaloni che scende a 206. Lieve discesa per San Felice a Cancello, che fa registrare 172 attuali positivi. La missione per rendere la scienza più inclusiva sarà al centro dell'evento cittadino a Caserta per celebrare la Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze della Scienza, organizzato dalla locale sezione dell'Associazione Donne Giuriste Italia e dall'Istituto di Biochimica e Biologia Cellulare del CNR di Napoli. Tutto online causa pandemia, l'iniziativa, che si svolgerà giovedì 11 febbraio a partire dalle ore 16, partirà proprio dal tema che l'ONU ha stabilito per la giornata 2021, scienziate in prima linea nella lotta contro il Covid-19, raccontando la scienza al femminile grazie all'intervento di numerosi ospiti dal mondo dell'università e della ricerca. Ascoltiamo proprio Anna Di Mauro, presidente ADGI Caserta. L'ADGI Sezione Caserta, insieme al CNR di Napoli, l'11 febbraio, Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza, organizza con il liceo Manzoni di Caserta un bellissimo incontro dedicato ai ragazzi nell'ambito della scienza più inclusiva. Gli interventi saranno proprio delle ricercatrici del CNR che racconteranno l'esperienza di donne scienziato del presente e del passato. In più ci sarà la testimonianza di una professoressa top scientist dell'Università della Campania Luigi Vanvitelli. L'ADGI Caserta parlerà dell'educazione come progetto la parità di genere nell'ambito sia della normativa comunitaria sia della normativa internazionale, in ossequio alle direttive dell'UNESCO, che vogliono capire perché, al fronte di un numero di iscritte alle facoltà scientifiche pari al 60% almeno in Italia, neanche il 7% raggiunge le posizioni apicali. L'appuntamento sarà alle ore 16 sulla pagina Facebook del Liceo Manzoni. Parliamo come di consueto anche di sport. Dopo la sconfitta in trasferta al Marassi di Genova, il Napoli proverà a staccare il pass per la finale di Coppa Italia nel match di domani sera contro l'Atalanta. Il tecnico partenopeo Gennaro Gattuso dovrà fare i conti con l'emergenza centrale di difesa, visto la sicura assenza di Koulibaly, positivo al Covid, e Manolas, alle prese con un fastidio muscolare. Intanto, con un occhio al futuro, la panchina di Gattuso continua a traballare. Si susseguono infatti le voci di Mazzarri come possibile traghettatore fino a fine stagione o di Benitez. Chi sicuramente lascerà però l'ombra del Vesuvio è il 6 di Sai. Il suo procuratore non ha lasciato spazio a altre interpretazioni. Il discorso è chiuso, sappiamo che dall'anno prossimo saremo altrove. L'intenzione del Napoli è di guardare in altre direzioni. Stiamo parlando anche con altri club, come giusto che sia, tenendo presente che Isa farà il suo dovere fino a giugno. Anche altri giocatori vogliono ingaggi importanti, ma in più è l'incognita che non sai se può far meglio di El Said. Parliamo anche di Serie C, Girone C. La casertana ha perso 5-1 sul campo della capolista ternana ieri nel posticipo della Serie C, Girone C. Dopo una prima mezz'ora ben giocata, i falchetti sono crollati abbassando i ritmi e, complici due errori della difesa, hanno propiziato le reti di Furlan e Partipilo. Allo scadere della prima frazione di gioco accorcia le distanze un'incornata di Konaté, ma nella ripresa la musica non cambia. La ternana sfodera cinismo e precisione e chiude ancora i conti con Partipilo, Raicevic e Peralta nel finale. Ad analizzare il match come di consueto è il tecnico dei falchetti Federico Guidi, ascoltiamolo. Sì, peccato, perché la squadra aveva approcciato bene la partita, secondo me era immeritatamente in svantaggio al termine del primo tempo, ma purtroppo il calcio è questo: quando affronti degli avversari con di questa caratura, con queste abilità, che al primo tiro, ai primi due tiri ti fanno gol, chiaramente sappiamo che gli errori devono essere pari a zero. Però la squadra aveva giocato bene, e la cosa che non mi è piaciuta è stato gli ultimi 20 minuti, perché la squadra, una volta preso il quarto gol, con il corpo parlava in maniera negativa, avevano
Qualcuno aveva smesso di giocare e questa è la cosa che non va bene, perché le partite e le sconfitte vanno sapute accettare, vanno portate fino in fondo. È troppo facile essere forti quando le cose vanno bene. E questa è una squadra che aveva sempre manifestato spirito di reazione, aveva reagito a tutte le difficoltà e oggi invece a un certo punto qualcuno ha smesso di giocare. Questa è la cosa che mi ha fatto più innervosire e che sul quale sarà motivo sicuramente di confronto con i ragazzi, perché non è tanto la sconfitta con la Ternana, che questa ci può stare, anzi c'è da fargli solamente dei grandi complimenti per il campionato che stanno facendo e per come lo stanno interpretando, e noi dobbiamo ripartire da quel primo tempo, però nei momenti negativi dobbiamo saper reagire in maniera positiva e continuare a giocare accettando anche un risultato negativo. Sì, peccato perché insomma venire a Terni e cercare di imporre e ci eravamo riusciti anche il proprio gioco, mettendo anche sulla difensiva la Ternana. Questo spiega notevolmente l'approccio e il gioco che stavano esprimendo i ragazzi, e questo c'è da fargli dei grandi applausi. Poi le abilità di Partipilo, Furlan, del tiro di Falletti chiaramente poi hanno fatto la differenza. Però il primo tempo era stato buono, era stato ottimo, eravamo pericolosi, anzi forse, anzi senza forse, perché vedendo i dati nel primo tempo avevamo tirato molto più in porta noi rispetto a loro. Loro negli unici due tiri in porta ci hanno fatto 2 gol, ma questa è la grande squadra. Però noi dovevamo continuare per tutto anche il secondo tempo, accettando la sconfitta, accettando il passivo, continuando a fare quello che siamo costruiti a fare, che ci stava dando delle grandi soddisfazioni, che ci sta dando delle grandi soddisfazioni. Era questa la nostra ultima notizia, vi lascio con i nostri programmi in prima serata. Come ogni settimana, infatti, si parlerà ancora di sport, Sport 91 Live, non mancate. Intanto appuntamento domani mattina, ore 6:55, con la rassegna stampa in diretta di Teleprima. Buona serata.